Buongiorno cari amici, oggi è il 25 febbraio 2018, questa è la prima edizione della nostra rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Embraco da Candia Honeywell, ecco le altre multinazionali che hanno lasciato l'Italia dopo aver preso fondi pubblici. C'è la Capaflex, azienda brianzola degli isolanti, che ha licenziato 187 lavoratori a Roncello ed è localizzata in Polonia, e la Micron Technology, che ha dichiarato 500 esuberi nonostante i 150 milioni sborsati dal Ministero dello Sviluppo per creare 1500 posti di lavoro nel sud. La Videocon invece doveva investire 300 milioni in Lazio, ne ha presi 50 da Stato e Regione, ma lì l'investimento non si è fatto. Cari amici, io credo che queste aziende e questi responsabili di queste aziende dovrebbero andare tutti in galera e dovremmo buttare via la chiave, oltre ovviamente a sequestrare tutti i loro beni. Messico ha arrestato 4 agenti di polizia, sono accusati di aver venduto a una banda criminale 3 italiani scomparsi. Secondo quanto riferito dal procuratore statale Raul Sanchez in conferenza stampa, gli agenti, tra cui una donna, hanno confessato di aver consegnato gli italiani ai membri di una organizzazione criminale Tecalitlan, scusatemi il nome. Fondazione commercialista esposta all'ANAC, opacità nell'assegnazione di incarichi di ricerca retribuiti. L'ente dice: processo di assegnazione delle borse di studio è irregolare ed è ad insindacabile giudizio della commissione nominata dal CDA, senza obbligo di formalità selettive. Tra i titolari di assegno dal 2011 anche Roberto De Luca, figlio del governatore della Campania. Giochi, il taglio delle slot si è già arenato, un concessionario ha ampliato il parco macchinette e gli altri non ci stanno. L'obiettivo era ridurre il numero degli apparecchi da 400.000 a 265.000, ma nell'attesa Codere ne ha acquistati altri 2.593, perché quando è partita la rottamazione si è trovata in vantaggio. I concorrenti si sono rivolti al TAR del Lazio per ribadire che il conteggio deve far riferimento alla situazione di fine 2016. I giudici hanno rigettato, ma non finisce qui. Vedremo come andrà a finire anche questa situazione, cari amici. Siria, il Consiglio di sicurezza dell'ONU approva la risoluzione per il cessate il fuoco. Il testo approvato invita tutte le parti a sospendere le ostilità senza dilazioni per un periodo di tempo di almeno 30 giorni consecutivi per permettere la distribuzione di aiuti umanitari e il soccorso alle vittime civili. Gli USA hanno detto: siamo in ritardo, e la Russia risponde: siamo profondamente preoccupati per gli attacchi arrivati da esponenti dell'amministrazione di Washington alla Repubblica Siriana. Anche qui, cari amici, è una bella situazione. Gli americani vogliono sempre farla da padrone. Quando butteremo a mare gli americani? Ma è un mistero. Ecco qua, finisce qui la nostra rassegna stampa, cari amici. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la nostra programmazione.